Una cavalcata trionfale, un sogno che sembrava impossibile solo pochi mesi fa, e ora quel sogno è diventato realtà. La Feralpi Salò raggiunge la salvezza nel campionato di prima divisione, un girone, quello B, duro, tosto, che metteva di fronte alla matricola gardesana quattro retrocesse dalla serie cadetta: Triestina, Frosinone, Porto Gruaro e Piacenza, oltre alle corazzate come Spezia, Cremonese e Pergocrema, costruite per raggiungere agevolmente la promozione diretta. Dopo la straordinaria annata della scorsa stagione, culminata con la promozione, la società del patron Giuseppe Pasini conferma parte del blocco vincente, da Claudio Rastelli, timoniere in panchina, passando per uomini chiave come il portiere Paolo Branduani, Omar Leonarduzzi in difesa, il veterano Michele Sella con Fidel Monà in mediana, unite all'estero alla fantasia di Andrea Bracaletti in attacco. Il tutto condito con innesti di qualità. Su tutti l'approdo sulle rive del Garda di Emiliano Tarana, bomber e uomo copertina per anni del Mantova. L'inizio di campionato non è dei migliori. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Triestina, giungono il pareggio casalingo con il Südtirol e le sconfitte con Trapani e Porto Gruaro. Una partenza di campionato evidentemente difficilissima, un approccio evidentemente credo anche abbastanza sbagliato anche dal punto di vista tattico. Poi siamo riusciti con Remondina a rimettere un po' in piedi le cose, lui dall'inizio ha cercato soprattutto di fare gruppo, poi ci sono stati dei nuovi innesti che non si sono adattati subito, che però un po' alla volta si sono inseriti, da Montella a Sevidec, e credo che insomma tutto sommato sia, ripeto, la vittoria di tutti, ecco. Per cui da questo punto di vista non ho nulla da ovvio, una stagione molto molto sofferta. Speriamo di ripartire con la prossima meno sofferta. Il 2 ottobre giunge la quarta battuta d'arresto in 5 gare. Il Siracusa si impone al Torino 2-1. È il capolinea della gestione Rastelli. La società del numero uno gardesano Giuseppe Pasini, dopo 2 giorni, decide per l'esonero del tecnico della promozione dalla seconda alla prima divisione, chiamando al suo posto Gianmarco Remondina, allenatore esperto in tema di salvezze, e il mister di Rovato non tradisce le attese. Una vittoria meritata, un obiettivo importante raggiunto, perché non era facile quando sono arrivato a riuscire a ottenere la vittoria, la salvezza. Siamo riusciti, bisogna ringraziare tutti quelli che hanno partecipato dall'inizio alla fine, compreso mister Restelli, che conosco, che ha fatto dell'ottimo lavoro in precampionato, poi è stato sfortunato nei risultati, ma io ho visto che i giocatori scelti e soprattutto l'organico che poteva raggiungere questo obiettivo. Quindi complimenti a tutti. Lei ha scelto Gianmarco Remondina per ottenere questa salvezza e il mister ancora una volta con la sua classe, la sua determinazione ce l'ha portata a termine, è riuscito a portarvi la salvezza. Sì, diciamo, dopo la prima pausa di mister Rastelli abbiamo scelto un mister di grande esperienza,
Noi come neopromossa ci mancava evidentemente un po' anche di esperienza, lui credo che ci abbia messo tutto quello che poteva metterci, ha creato un bel gruppo, è riuscito anche a far partire dei giocatori dalla panchina in una forma anche smagliante. Credo che sia soprattutto la vittoria del gruppo e anche di Remondina. Quando ci siamo trovati a prendere una decisione difficile con la sostituzione di Rastelli con il presidente, la richiesta sul tavolo, c'erano nomi di allenatori meno esperti, mediamente esperti o un allenatore esperto. Il presidente mi ha espressamente detto: voglio un allenatore esperto. A quel punto non era difficile la scelta. Il merito vada diviso con la squadra, sicuramente con il mister, perché dal primo giorno che è arrivato ha lavorato sodo, e credo che noi possiamo dire comunque di aver dato una mano a non ad assecondarlo, a portare avanti il proprio lavoro, che poi alla fine ha pagato. Penso che il presidente sia un vincente, l'ha dimostrato nel lavoro, lo sta dimostrando nel calcio, e penso che stia scegliendo anche nel calcio le persone come ha scelto per le aziende che vincono, e si è visto nella scelta di Remondina. Per me è la salvezza di Remondina, perché è merito suo. Secondo me non abbiamo sbagliato lì. Io infatti mi ricordo col presidente, quando abbiamo parlato, che se avessimo sbagliato la scelta dell'allenatore sul cambio di Rastelli saremmo stati spacciati, e fortunatamente ci abbiamo visto bene in Remondina, e devo dire che il mister si è ripagato alla grande, perché non andare ai play-out in questo girone è stato qualcosa di miracoloso. Secondo me la qualità migliore è nel girone di ritorno, soprattutto che abbiamo iniziato a capire le metodologie del mister, è stato proprio il mister quello che ci ha fatto fare veramente la differenza, ci ha tenuto compatti fino alla fine. Quindi secondo me il nostro punto di forza è stato il mister. Importante è stato l'apporto di Gianmarco Remondina, senza nulla togliere a Rastelli. Cosa vi ha dato il vostro tecnico per raggiungere questa salvezza? Ci ha dato sempre tutto, ci ha dato la voglia, la sua voglia, la sua grinta, la sua voglia di crederci, ci ha impresso sempre questo crederci in tutto. Con Gianmarco Remondina la Feralpi Salò ottiene 37 punti in 29 gare, a fronte di 9 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. 25 sono i gol segnati, 30 quelli subiti. La prima gioia, i primi 3 punti della sua gestione, arrivano il 16 ottobre a Latina con il primo gol in campionato di Emiliano Tarano. La chiave di volta della stagione è datata 25 febbraio 2012. A Piacenza la formazione gardesana è sotto 2-0. Bracaletti accorcia le distanze mentre Tarana sigla il 2-2 al 90°. La partita di Piacenza è stata forse un punto di partenza importante che ci ha fatto capire che forse ce la potevamo fare. Abbiamo avuto tanta fortuna, e forse il gol più importante per questa stagione è stato quello che ci ha dato il via, che ha dato il via alla rimonta. Io ricordo sempre al 70° col Piacenza, perdevamo 2-0 e da lì secondo me è partito tutto, il calcio è bello per questo, io sono innamorato per questo, perché c'è sempre qualche episodio che può far cambiare tutto, ed è successo in Piacenza, e dopo è partita la rincorsa della Francia. Aver trovato quel pareggio a Piacenza nei minuti finali ci ha dato secondo me quella carica in più
E poi la vittoria col Bassano, diciamo che ci ha dato ancora più carica per affrontare questo finale. È proprio in quella partita dove eravamo sotto 2-0, abbiamo recuperato due risultati, due gol, abbiamo proprio recuperato quella partita e potevamo vincere anche nei minuti finali. Però credo che la svolta sia merito anche e soprattutto dei giocatori che sono rimasti fuori. Parlo di Zoma perché è quello più esperto, di tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato perché sono stati decisivi. Faccio un esempio su tutti: Davide Zoma, quando è entrato a Bassano, ha giocato una partita incredibile e ha salvato un risultato al 93esimo, che è stato quello che poi ha deciso il cammino, le sorti del nostro campionato. La Feralpi Salò crede nella salvezza e la vittoria in rimonta sul Bassano, firmata da una straordinaria doppietta di Emiliano Tarana, accresce questo sentimento comune. In fondo diciamo che dentro di noi, finché la matematica non ci dava per spacciati, noi ci abbiamo creduto, io in primis, però devo dire che il mister, il gruppo hanno fatto nelle ultime 10 partite delle grandi prestazioni. Insomma, siamo andati a Bassano che avevamo 9 punti, abbiamo vinto quella partita lì, poi abbiamo vinto contro squadre come la Cremonese. Oggi siamo qua a festeggiare, ma credo che sia meritata. Spartiacque è stato proprio quello di Bassano, veramente lì abbiamo rischiato tanto, ma però ha detto bene il mister sempre quest'anno, è una squadra che ha carattere, è una squadra che ha cuore oltre ad avere dei valori e non ha mai mollato. Noi se andiamo a rivisitare un po' le partite, forse siamo stati battuti una volta in modo pesante dal Pergo Crema, le altre partite ce la siamo sempre giocata con tutti e posso aggiungere anche alla pari, quindi la squadra ha dimostrato di esserci, ma non solo oggi, ma anche tornando indietro. Sirena l'incazzata che fomea cica il ballon, pulente cuba libre per i granchi in processione. Comincia l'Happy Hour, la tigre di Malesia, finis all'usteria con risi in bianca e la magnesia. Ustionati, tirati senza protezione, barracuda sconso i Ray-Ban che giugena ping pong. Stando canche il fusa dentro in pizzeria, e il fusa è il canta Romagna mia. Ia e com'era, che se ne corde biciclette e bufuzela e calzuzzucchi al caffè malnai. Ianez e com'era, se ricorda del colonnello Fitzgerald, lo vedun sulla curiera che il navari mini a vedei del film.